Io ho l'onore di presentarvi un deputato che dall'inizio ha sposato la nostra battaglia sulla mediazione civile. È stato colui che, senza chiederci assolutamente nulla, ha messo a disposizione le aule della Camera. Oggi, se noi abbiamo avuto la possibilità di dialogare con tutti i gruppi parlamentari, di presentare degli emendamenti, di ribaltare, permettetemelo, almeno come speranza, la decisione della Corte Costituzionale, il comunicato stampa della Corte Costituzionale, perché siamo partiti da lontano e perché un fatto è sentire determinate cose dalla televisione, un fatto poi effettivamente vedere l'impegno concreto che i parlamentari hanno sul campo. E qui Domenico Scilipoti è colui che dall'inizio ha sposato la battaglia dei mediatori senza sapere effettivamente quella che era la vostra forza. Io lo ringrazio pubblicamente e so già che nelle aule parlamentari, nelle commissioni col gruppo Popolo e Territorio, lui sposerà gli emendamenti, lui farà in modo che la nostra battaglia non finisca e vada avanti. Io gli do la parola, grazie. Grazie, tanto sono contento di partecipare a quei lavori di questo gruppo, del forum che è impegnato in questa grande battaglia per ristabilire alcune regole del gioco che ultimamente sono state messe in discussione. Intanto io ringrazio anche Battaglia, mi fa piacere che lui abbia fatto una riflessione, ma quello che dicono i giornali a me non è che interessa molto. A me interessa quello che effettivamente giornalmente faccio e le persone vanno giudicati per quello che effettivamente fanno, se no daremmo ragione a coloro i quali hanno messo in discussione la figura del mediatore, perché molti dicono che non ha nessuna funzione e molti sostengono completamente cose diverse da quelle che sosteniamo noi. Detto questo, io ho presentato una proposta di legge e mi avrebbe fatto piacere che tu, Battaglia, ne dessi copia, una copia per ognuno di loro, perché la proposta di legge potrebbe essere anche argomento di discussione e, oltre che argomento di discussione, potrebbero essere inseriti alcuni emendamenti per poi farla diventare effettivamente più forte e conseguenzialmente farla sposare a tutti. Questa proposta di legge io l'ho inviata a tutti i parlamentari dicendo ai colleghi parlamentari che non è un problema di chi è primo e chi è secondo, l'importante è che si realizzano determinate cose nell'interesse della collettività, e in questo caso che quella proposta di legge venisse immediatamente calendarizzata e, oltre ad essere calendarizzata, venisse discussa e poi chiamare gli esperti che sono presenti oggi pomeriggio, che ci sono stati stamattina, per poter dare un contributo e spiegare meglio all'interno della commissione che cosa significa, qual è il significato di quella proposta di legge e perché andrebbe immediatamente approvata. Detto questo, io resto a vostra completa disposizione per quello che posso fare. Certo, come un parlamentare posso fare non tantissimo, insieme ad altri potrei fare un po' di più, però non bastano le parole, ci vogliono i fatti concretamente. E allora mi rivolgo al mio amico Battaglia, mi rivolgo a coloro i quali la pensano dal punto di vista politicamente diverso, la pensano diversamente da me, di fare pressione sui parlamentari che sono amici vostri, di sinistra e di destra, e far sì che quella proposta di legge immediatamente, ma non a chiacchiere, ma a fatti concreti, diventi un fatto reale. Cioè dire che venga nominato immediatamente un relatore che si porti in aula per la discussione e si bocci o si approvi, non ha importanza, non è che per forza deve essere approvata, ma che venga messa in discussione. Allora, a prescindere di quello che Scilipoti ha rappresentato nel passato, positivamente, negativamente, ognuno di noi fa delle scelte e se ne assume la responsabilità di fronte al popolo e di fronte a Dio di quello che fa, ma detto questo, ognuno di voi che appartiene ad altre pensieri politici si faccia portavoce immediatamente presso i parlamentari per far sì che quella proposta di legge venga calendarizzata immediatamente e conseguenzialmente venga messa in discussione, perché l'approvazione di quella proposta di legge potrebbe risolvere non solo i problemi dei presenti, ma i problemi di tutta quella classe che si chiama mediatori civili, che si chiama mediatori familiari, che si chiama, come lei professore poco fa ha detto. Allora, dalle parole dobbiamo passare ai fatti, perché le parole sono belle, le chiacchiere molte volte sono attribuiti ai politici, ma molte volte non sono solo i politici che fanno chiacchiere, ma sono tante altre persone che nella realtà quotidiana sono presenti.
Allora, a conclusione, io vi ringrazio per avermi invitato, sono sempre a vostra completa disposizione e spero che questo lavoro che è stato iniziato possa realizzarsi e completarsi più rapidamente possibile. L'approvazione della proposta di legge potrebbe comportare la risoluzione di tutti i problemi che voi avete. Però non basta soltanto dirlo, abbiamo fatto la proposta di legge, ma oltre che a dirlo si deve sponsorizzare. Allora, coloro i quali sono venuti insieme a me qui, che si prendono domani mattina la briga, ecco, fate la segnalazione al Presidente della Camera dei Deputati, fate la segnalazione a Buttiglioni, fate la segnalazione al gruppo di Fini, fate la segnalazione a quelli del PD, che facciano calendarizzare la proposta di legge e io sono ben disponibile non a fare il relatore, a mettermi fuori e a mettermi come ultimo e non come primo. Ma l'importante è che dalle parole si passi ai fatti. Ma resto sempre a vostra completa disposizione. Grazie, grazie e buona giornata.